Ciao a tutti amici di Radda nel Bicchiere, oggi siamo qua con Barbara, proprietaria dell'azienda Brancaia. Appunto qui siamo per la presentazione dei vini di Radda nel Bicchiere. Barbara, ci vuoi presentare un attimo l'azienda e i vini che ci farete assaggiare a questa edizione di Radda nel Bicchiere? Certo, volentieri. Qui siamo proprio nel cuore della nostra azienda, Radda Inchianti. E noi questo anno ci presentiamo proprio tutto il nostro portfolio, che va dalle cose un po' più particolari come un rosé, un bianco, a ovviamente vini molto tipici per la zona, iniziando con un Chianti classico 100% sangiovese che non fa niente di botte. Allora veramente vogliamo far vedere la frutta, la semplicità, la bellezza del sangiovese, fino a un riserva un po' più lavorato e ovviamente anche i citi. E appunto da bicchiere potremo assaggiare tutti questi vini, o cosa ci farete assaggiare in particolare? Sì, a noi piace proprio far vedere tutto il nostro portfolio, così si riesce anche a spiegare ai nostri consumatori come ci pensiamo, come si lavora sia nella vigna sia nei prodotti, lo fa molto più semplice a far vedere la nostra personalità. E una domanda che faccio sempre ai produttori è: siamo giunti alla 21ª edizione di Radda nel Bicchiere, in questo lasso di tempo come è stata percepita il cambiamento nella produzione di vino e dei cambiamenti appunto nel vino stesso? È una cosa molto personale, così ovviamente questi ultimi 20 anni hanno anche molto da fare con me stessa, che pensavo proprio 20 anni fa. Allora i cambiamenti sono proprio non solo proprio il mondo totale, ma anche per ognuno di noi, che almeno si spera che si impari ogni anno qualcosa. Per me stessa devo dire senz'altro una ricerca del sangiovese sempre di più, e sono sempre amante di legno, ma provo specialmente di nuovo con il sangiovese di usare invece del barifi, che è a 225 litri, più spesso il tonotto, sempre un legno molto piccolo ma comunque più grande. E in chiusura delle interviste poi chiediamo sempre, Barbara, se vuoi fare un augurio al Gallo Nero per il 300° compleanno appunto del consorzio. Ovviamente tanti auguri, è una cosa proprio molto bella, e sono molto fiero di arrivato a 300 anni, e a me mi fa ovviamente molto, molto felice di essere una piccola parte di questa storia. Allora un saluto da Brancaia, vi aspettiamo con Barbara a Radda nel Bicchiere per assaggiare Brancaia e tanti altri vini. Vi aspettiamo a Radda.